Siamo Verona, vero? Siamo Verona. Montecchi e Capuletti, esatto, bravo, anche quella sì. Riparte la stagione estiva del Teatro Stabile di Verona, ma anche le elezioni qui saranno uno spettacolo. Facciamo un dramma, un pezzo teatrale. Uno un po' shakespeariana questa bravo, situazione. Sì, siamo a Verona. Verona, città di Romeo e di Giulietta, città di grandi passioni politiche, di movimenti che si corteggiano ma che non riescono a stare insieme. Facciamo una lista insieme, io e te. Non posso, i miei non me lo permettono. Verona, città di grandi rivalità, come Montecchi e Capuleti. Anche la politica qui si divide e si combatte. Bisogna trovare la sintesi e non c'è la possibilità di dialogare. Verona Nera, culla della destra, qui l'MSI raccoglieva il doppio dei consensi della media nazionale, qui il congresso mondiale del popolo e delle famiglie, qui la prima marcia anti-NATO e pro-Putin, qui le sedi di Casa Pound, che si schiera con l'Ucraina, e Forza Nuova, famiglia rivale, che sta con Putin. A Verona lo scorso ballottaggio fu fra due liste di destra, famiglie rivali, anche nel voto di domenica prossima. C'è Sboarina, candidato di Lega e Fratelli d'Italia, c'è Tosi, ex leghista, sostenuto da Forza Italia e da Italia Viva. Nel centrosinistra Damiano Tommasi, ex calciatore della Nazionale, che però cerca di smarcarsi da Letta e da Conte. Da un'altra scissione della Lega nasce la candidatura di Alberto Zelger, sostenuto da No Green Pass e Popolo della Famiglia. Anna Salutto per la lista 3V e Paola Barollo, candidata di Costituzione Verona. Qui è una scelta dura, eh? Adesso che sono dimagrita non va più bene niente. Ma invece la scelta del prossimo sindaco di Verona? Ah, voglio sempre quello io. Senta, ma lei che sta lì appeso... appeso al fico. Ma sta cercando il nuovo sindaco. Sì. C'è un po' aria di ripresa adesso. Sì, ci abbiamo un po' di turismo, qualcosa che gira. Insomma, è iniziato un po', comincia piano, non siamo come prima. E a Verona, mentre le famiglie rivali litigano, la città riparte dal commercio e dal turismo. La disoccupazione è già a metà della media nazionale. Buongiorno. Senta, ma siamo a casa di Giulietta, ma come vanno le cose nella casa di Giulietta qui? Beh, casa Giulietta finalmente ha ripreso vita la città. Diciamo che adesso la paura della città vuota è stata finalmente sdoganata. Beh, diciamo che Verona come città turistica ha un peso notevole, le attività commerciali ovviamente sono tante e conseguentemente diciamo siamo stati i primi a subire un po' il contraccolpo del Covid e a pagare le conseguenze di una città deserta. Adesso fortunatamente le cose stanno migliorando, il lago è un grande attrattore. Mi piace Verona, 10 anni di più sono sempre Verona, sono badante. È la città del stare bene secondo me. Si sta bene? Sì, secondo me sì. In osteria si sta sempre bene, esatto, è il posto ideale per stare bene. Almeno ci soddisfiamo con un po' di un bicchiere di vino. Ma... E intanto nelle osterie di Verona si gioca al fantasindaco. Verona capace di sorprendere tutti, come quando vinse lo scudetto nell'85 con il mitico gol di Elkier da scalzo, che arrivò contro la Juve al tiro dopo aver perso lo scarpino. Qui il Milan perse 2 scudetti, su questo campo nacque il detto Fatal Verona. E alle elezioni, per chi sarà fatale Verona questa volta?